quasi all'inizio, cioè chi ha già cominciato il campionato, ma siamo all'inizio del nostro percorso. Portiere, cosa mi aspetto di vedere da un portiere di campo? Ma non solo io, tutti gli operatori che dicono, oh, lì c'è un portiere. Come si fa a dire lì c'è un portiere? Dipende dall'atteggiamento, cioè come sei in porta. Cominciarla a vedere quella parata lì, una parata in controtempo o una parata di istinto, chiamiamolo istinto. Ok, quindi cercare nella seconda parte di mentalizzare, di visualizzare le cose positive, entrare in campo belli carichi. Poi quando entriamo in carico, in campo cosa succede? Provate a pensare che date 5 ai compagni, cioè ai vostri colleghi dell'altra squadra, sui guanti di Colama. Io do il primo. Ok, tu e date 5 coi guanti. Non è carino. Ok? Non ci mettete 30 secondi a mettervi il guanto. Il guanto del 5, toglietevelo, ci mettete un attimo andando in porta. Avete visto cosa ha fatto lui? Ha fatto così. Perché tu non mi sono spacciato una mano in ogni caso. Però l'hai tirata via, giustamente. Di contro dico, a me non me ne fa niente, quando vi spacchiate le mani, prendete la palla, la date una bella cinguazzata e poi me la ridate, non mi fa niente, non ho problemi a prendere la mano, ok? Ecco. Ecco, poi, un altro accorgimento che dobbiamo fare, soprattutto, che deve fare il portiere oltre che parare, ma prima di parare cos'è che deve fare? Deve raccogliere informazioni del posto, del gioco, del tipo di gioco che fanno la squadra avversaria, e capire subito se un attaccante è un dribblomane oppure uno che tocca la palla e tira, raccoglie tutte le informazioni possibili, vedere se la squadra gioca con l'imbucate oppure con uno contro uno, anche lì comincia a capire informazioni, raccoglie più informazioni possibili, perché prima capisco e prima riesco a eseguire il gesto corretto. Okay. Un'altra cosa che mi piace come atteggiamento primario è quello che dovete fare voi. È più veloce, quindi più veloce la giocata, più veloce sarà e sarà meno difficoltosa la seconda giocata dell'avversario. Utilizzate poco la visione periferica. Prima che succeda qualcosa, che venga il tiro,
o l'attaccante o l'esterno sinistro alzano la testa per vedere cosa possono fare di diverso. In quel momento lì, che alza lui la testa, guardate anche voi, guardate, tac, sta guardando, sta calciando, guarda, guardo anch'io, quello che vede lui, quello che vedo io, probabilmente sono le intenzioni di tirare la palla dove ha guardato. Ok, quindi il vostro atteggiamento esterno è guardare quello che c'è di fuori, capire le informazioni, anche qui, capire le informazioni. Poi, questa è una cosa che mi piacerebbe, e magari dico ci sarà da, ma cominciare a dare dei segnali ben precisi e definiti ai vostri compagni quando sono in difficoltà. Difficoltà quando? Quando c'è un recupero di un attaccante, il difensore si trova la palla e l'attaccante dietro non sa cosa fare, se buttare la porta. Dovete dare voi l'indirizzo di cosa fare, diteglielo voi, perché lui è complicato, lui nella sua testa non sa cosa fare, oppure sa cosa fare ma non è la cosa giusta, e perché deve tenere conto che la palla, la sua velocità, la pressione, sapere cosa fare, io date voi la soluzione, caritela, dammela, ci sono anch'io e mi propongo, buttala via, buttala in out. Semplici messaggi che finisce l'azione, non chiedo sui tanti che sia. L'anno scorso nel 2003 c'era sempre un terzino che si girava, pressato, si recupera la porta, si girava sempre, perdeva la palla due volte su tre. Non noi, viste? Quando c'era Tommaso Comodo a dare la palla, giusto Tommaso? Quindi anche voi pretendetelo. L'inizio del gioco. Sapete che è cambiato qualcosa? Che appena voi muovete la palla all'interno dell'area di rigore è gioco. Quindi una volta che viene toccato possono venire a pressare. Evitatemi, ok, di giocare la palla dentro l'area piccola. Cosa cambia che giocate la palla nell'area piccola o nell'area fuori? Non cambia niente, solo che là, se veniamo intercettati o per qualsiasi motivo, la palla ribalta male, il difensore non si è accorto, prendiamo gol. Qua facciamo tempo a preparare un pochettino la situazione, ok? Soprattutto non siete solo, il vostro compito importante è cominciare a guardare un pochino oltre dei 3 metri a destra e 3 metri a sinistra. Lanci che abbiamo fatto con le mani, oramai riusciamo a fare fuori dall'area, non questa, ma nella vostra. La palla fuori dall'area, quindi servire un esterno o a destra o a sinistra, dovete stare attenti. Buono, non volevo dire solo queste cose, siamo d'accordo che magari se avete qualche dubbio ne possiamo parlare un'altra volta. D'accordo, buono. Dai. Allora, piccola, mi mette su questa riga. Salire, Vicente.